Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia per Beatrice Luzzi. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, un dialogo significativo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha catturato l'attenzione del pubblico. Beatrice, in particolare, ha colpito gli spettatori con la sua sincerità e apertura nei confronti del coinquilino. La conversazione è scaturita in seguito alle votazioni per designare i candidati alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Beatrice, trovandosi tra i nominati, ha espresso il suo disappunto per il commento di Garibaldi, che le ha chiesto se fosse contenta. Il tono di Giuseppe non è stato gradito da Beatrice, che non ha esitato a farlo presente. Lo hai detto con un risolino beffardo. Mi è arrivato questo. Ho detto di no ed è così. Beatrice, in un momento di confidenza, ha poi confessato a Giuseppe. Io ci ho sperato che mi avresti scelta. Pensa che ingenua. Queste parole sono state pronunciate in tono quasi sussurrato, ma hanno rivelato la sua speranza e delusione. Garibaldi ha risposto, interrogando a sua volta Beatrice. E come facevo a sceglierti Bea? Tu chi avresti scelto? A questa domanda, Beatrice ha ammesso di essere in difficoltà con la scelta, non escludendo la possibilità di averlo scelto lui. Il confronto ha mostrato una Beatrice delusa ma ancora tenera nei confronti di Giuseppe, evidenziando la complessità delle relazioni all'interno della casa del Grande Fratello. Questo dialogo ha offerto uno spaccato emotivo intenso, riflettendo le dinamiche intricate e le emozioni genuine che animano il reality. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.